Ciao, allora questo è il look per il tutorial di oggi. È un incrocio fra una pin-up e una rockabilly, che vi devo dire con questo ciuffo. Vi chiedo scusa per il mio bellissimo brufolo che ormai sta andando via, ma io, allora, i brufoli non mi vengono spesso, ma quando arrivano non se ne vanno più. Sinceramente. Comunque, parlando appunto del brufolo, ricordatevi di neutralizzare il brufolo, il rosso del brufolo con il verde, il correttore verde, che appunto neutralizza il rosso del brufolo. E poi un'altra cosa, visto che appunto parliamo di brufoli, perché ne avevo parlato ma non riuscivo a trovarla, ora l'ho trovata. Questa è della Clinique Lacne Solution Post Blemish Formula. Praticamente è una crema. Ecco, non ne usciva. Quindi è una crema che si applica sul brufolo e aiuta a far sparire il rossore, perché spesso, non so voi, ma molte volte quando se ne va il brufolo mi resta la macchia rossa. Quindi volevo appunto dirvi, consigliarvi questo prodotto. Cominciamo subito. Allora, cominciamo subito a stendere il Lemonade della Benefit su tutta la palpebra. Per questo trucco utilizzerò la palette della Coastal Sands con i colori neutri. Il primo colore sarà questo qui. E per stenderlo utilizzerò 239 di MAC. E quindi lo stendiamo su tutta la palpebra. Prossimo colore è questo, che è un marrone, e per stendere questo, per applicare questo nella piega dell'occhio, utilizzerò il 2,19 di MAC. In questo modo, questo è per dare l'illusione di una palpebra ancora più ampia e una piega dell'occhio ancora più profonda. Prossimo colore che utilizzerò è questo qui, che è un bianco, ma è un bianco luminoso, e prendo il pennellino piccolo della Sonia Kashuk, lo passo qui su, sotto l'arcata sopraccigliare e all'interno dell'occhio, così. Prossimo Prendo il 2,17 di MAC o qualsiasi pennello per sfumare e sfumo soprattutto il marrone che ho applicato. Riprendo il pennellino piccolo, è questo marrone, il marrone che ho applicato nella piega, quindi ne prendo un pochettino e lo applico in questo modo nella parte inferiore, quindi molto 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 leggermente, e riprendo il 2,17 e sfumo il colore che ho appena applicato in questo modo. E riprendo il primo colore, che sarebbe questo qui, quindi ne prendo un pochettino e lo passo qui giù in questo modo. Prossimo passo, matita nera dell'Almay, la applichiamo all'interno, su, solamente su, la parte superiore. E il prossimo passo
è l'eyeliner liquido, e utilizzerò l'eyeliner liquido della CoverGirl, il line, non so se riesce a vederlo, line exact, esatto. Quindi cominciamo a tracciare questa linea che decisamente, allora, dobbiamo appesantirla, nel senso che non è una linea molto sottile, quindi dobbiamo sempre fare in modo che sia comunque una linea molto pulita, quindi bisogna un attimino fare pratica, come ho detto in passato, bisogna esercitarsi per l'eyeliner, soprattutto per un trucco così dove c'è bisogno di un eyeliner che non sia sfumato, non è una matita, è un eyeliner liquido con un colore intenso, e con questo look ha bisogno di una precisione particolare. Quindi cominciamo subito. Come vedete, io non parto mai esattamente dall'interno dell'occhio. L'eyeliner ci arriva, però non faccio una linea unica dall'interno verso l'esterno. Adesso faccio questa, poi riprendo l'eyeliner e comincio a fare quella all'interno. Quindi faccio così. Adesso comincio a portarla verso l'esterno. Prossimo passo, applicherò la matita bianca della Estée Lauder all'interno dell'occhio. Questo ovviamente tende ad aprire l'occhio e quindi renderlo più grande, quindi fantastico per chi ha gli occhi piccoli. Per le sopracciglia utilizzerò della NYX la matita Dark Brown, e per questo look, come vedete, le mie sopracciglia non sono, generalmente partono ed è una linea molto più verticale, no? Da qui, invece qui sono già, partono molto leggermente curvate, quindi mascara della CoverGirl, le ciglia che utilizzerò per questo trucco sono le 115 della NYX, le ho ancora tagliate, le tagliamo insieme, quindi forbicine. Adesso mi si incroceranno gli occhi a guardare queste ciglia, però non ridete, mi raccomando. Quindi praticamente, siccome queste sono, volevo farle vedere perché queste sono un po' diverse, no? Da tagliare, perché non sono delle ciglia normali, ma sono quelle incrociate. Quindi praticamente c'è pure il ventilatore che mi aiuta, no? Quindi togliamo una sezioncina, quindi tagliamo qui, si vede? Qui, quindi tagliamo, perfetto. E poi ovviamente meglio essere, meglio tagliare meno di meno, e poi magari tagliare tanto e poi sono troppo corte. Quindi. Allora applichiamo le sopracciglia, le ciglia, ovviamente sempre il più vicino possibile alle vostre ciglia naturali, sopra, ecco. Adesso aspettiamo che si asciughi l'adesivo.
Allora, per le labbra utilizzerò questa della Guerlain e il colore è Cupid e lo applicherò all'esterno, al bordo esterno delle labbra. A me piace molto la Cupid della Guerlain perché innanzitutto è come se fosse un secondo muro anti-sbavature. E poi mi piace perché ha questa tonalità perlata, chiara, credo che dia ancora più luminosità alle labbra. Adesso passiamo alla Cherry di MAC e l'applichiamo normalmente, ovviamente, non l'applichiamo fuori, come fanno certe persone, sapete di a chi mi riferisco. Io preferisco partire dall'interno verso l'esterno. Alcune persone preferiscono partire quindi dall'angolo andando verso su, dicono che se si scende quindi dall'alto verso il basso si tende un po' a rimpicciolire le labbra, quindi molte persone partono dall'angolo e vanno verso su. Io credo che insomma l'importante sia seguire la linea naturale delle labbra senza accentuarla particolarmente, ovviamente minimizzarla, quindi... Sapete cosa ho fatto? Mi sono dimenticata il primer. Quindi cosa faccio? Applico il primer così. E ovviamente se voglio riapplicare la matita sopra posso benissimo farlo, ma io lascerò le labbra così. Mi piace molto il primer della Laura Geller perché... praticamente funziona sia come un primer che come un correttore di colore, quindi invece di usare le due cose separatamente puoi farlo, si può comprare un prodotto simile a questo e quindi evitare l'extra step. Come rosso utilizzerò il Russian Red, bellissimo Russian Red di MAC, quindi lo inizio ad applicare normalmente e il resto lo applico con un pennellino per il rossetto per maggior precisione. Una volta applicato il rossetto passiamo al blush. Ovviamente vogliamo un blush che sia delicato, quindi utilizzerò una terra abbronzante dell'Estée Lauder. Ovviamente scrivo esattamente, ce l'ho qua dentro, sennò veramente mi cade tutto, quindi non ve la faccio vedere. Comunque scrivo esattamente qual è il prodotto che sto utilizzando e lo applico in questo modo. Questo è un pennello angolato da blush, questo è della Ofra, quindi sempre con lo stesso pennello metto la polvere illuminante della Estée Lauder e parto da qui, quindi da proprio dove... che sporco, sì, terra abbronzante. Quindi parto da qui sotto l'occhio, salgo su, passo allo zigomo e salgo su verso... Allora, questo è il look finale, spero che vi sia piaciuto e un grosso bacio, ciao!